Bella ragazzi, qui è Frezzindi che parla e siamo oggi su Gretel e Hansel parte 2. Se non avete visto il primo gioco, andatevelo a rivedere, ve lo lascio nel link in alto sul video. Cominciamo subito a vedere come si evolve la storia. Nella prima storia non spoilerò tanto, dicendo semplicemente che io giocavo come la bambina che sarà Gretel. E avevamo lasciato delle pietruzze per tornare a casa, come giustamente, come nel libro, penso, dei fratelli Grimm, non so, comunque, o di Andersen, boh, non lo so. Vediamo la parte seconda. Allora, mi muovo sempre con WSD. Prendiamo la pietruzza. Cos'è? Ah, c'è mio fratello, che ci fai sotto? Ah, c'è anche il mio povero padre che, tirannizzato da mia madre che lo voleva, che alla fine è stata soltanto la nostra matri... Aia. Aia. Che è molto più gore del primo episodio. Qua c'è la mia matrigna. Ah, riprende esattamente da dove hai finito la parte 1. Vediamo. Svegliati. Svegliati. No, non si sveglia. Vediamo se posso fare qualcosa, se riesco a prendere qualcosa qui, no? Qui? Qui c'è qualcosa. Ah, vedi che c'è un sacco di roba. Cuore con me. Qualcosa. Che casino è? No, no, vabbè. Posso... Ah, mi sono messo un cappellino in testa, bello. Ah, qua c'è un cosciotto di pollo. O di... No, pollo non è perché carne rossa. Comunque c'è un cosciotto di qualcosa. Proviamo a vedere se possiamo tornare indietro. Dove ci hanno lasciati? No, non posso tornare indietro. Posso andare avanti? Magari qua? No. Dove posso andare? Questo serve a qualcosa? No, non serve a niente. Posso fare qualcosa? Cosa posso fare col fuoco? Ah, posso svegliare mio fratello facendogli sentire l'odore della carne. Che ha più effetto che tirargli dei sassolini in testa. Giustamente, dobbiamo tornare a casa. Vieni qua. No, via. Andiamo. Vediamo. Oddio. Oh no, mi ha distrutto la fionda. Non posso più usarla. No, però qui è meglio non. Questa è palesemente una trappola, secondo me. Quindi non. Qua non c'è niente. Vabbè, dici però. Infatti. Che? Ah, ma ci dovevo finire dentro. Oddio. Cos'è questo? Sono come gli Ent. Hanno bisogno di ghiande. Di un piede. Per fare qualcosa. Vuoi una ghianda? No. Piante che non fanno bene. Questa è morta. Questo dice di mangiare le piante. Mi renderà. Ah, mi ammazzerà. Ah, quindi. Non ho mangiato le sue ghiande, lui si incazza, eh? Oddio. Oh, mi dispiace. Ma che cazzo è questo? Ah, devo scegliere di nuovo. Vabbè, un braccio umano o una torta? Vabbè, vada per la torta a sto punto. Vediamo. Una torta. La mangio questa volta, dai. Mi è cresciuto un ramo in testa. Ah,
Cos'è? Ma che schifo è? Ah, sono costretto a bere. Sembro stare abbastanza bene, a parte poi quel ramo in testa. Un pesce o un teschio con... Visto che il pesce mi puzza tanto di trappola, questa volta proverò col teschio. Vediamo il bel teschio che mi ha preparato. Guarda che bello. Io l'ho detto, quindi mo lo mangio. Ah, mi sa che non è andata come volevo, diciamo. Devo ripartire da capo. No. Questo lo so già. Va bene. Allora, devo scegliere la ghianda e poi non mangiarla. Così si incazza con questi qua. Le piante fanno male. Questa è morta e mangia le piante e morirai. Va bene. Non le mangio. Lo so che ti sei arrabbiato, ne sbatte il cazzo perché tanto trasformi in alberi gli altri. Va bene. Qua c'è un coltello che luccica, perché non riesco a prenderlo? Proviamo a prendere il braccio umano stavolta, perché prima mi era cresciuto il... Ah, qua posso muovermi. Addio. No. Incazzati, incazzati. Oddio, questo è proprio diventato un albero. Mi dispiace. Allora, questo sono costretto a berlo, ma tanto questo non mi fa nessun problema. Almeno credo. Infatti sto abbastanza bene. Questa volta prendiamo il pesce. Non riesco a muovermi proprio, eh. Mangiamolo il pesce, dai. Sembra anche buono. Ho vomitato, però sto mediamente bene. Va bene, la torta. Tra l'altro con dei rametti non è proprio... Non riesco a muovermi però qua. Devo scegliere se mangiarla o non mangiarla. Dai, mangiamola. No, eh. Che palle però. Mi sa che comunque ero arrivato alla fine. Dai, rifacciamo tutto. Allora. Oddio. Ah no, mi fa solo ripetere da capo. Da qua. Ah, che bello. Grandissimo. No, non la mangio, stronzo. Incazzati. Ma cosa devo fare? Ah, ecco. Vediamo un po'. Io bevo. E poi... Non ho capito. Mi sa che ho sbagliato di nuovo. Mi sa che ho sbagliato di brutto di nuovo, eh. Devo bere e poi sputargli addosso la roba. Così, voilà. Ah, giusto. Prendiamo questo e tagliamoci via le cose. La torta di merda. Cosa posso fare? Col coltello? No. Con il coltello non posso fare un bel niente. Però io prenderei l'anfora. Non posso. Qui non posso più fare niente. Andiamocene via da qua. Cos'è qua? Devo strappare un ramo. Oh. Ho strappato il ramo. Space. Ah, con Space posso addirittura... Oddio,
ho una nuova arma, bellissimo. Vediamo un po'. Non serve a niente, vero? No, eh. Questo non fa niente. Da che parte posso andare di qua? No, eh. Da che parte vado? Devo tornare indietro? Vediamo un po'. No, dietro non posso tornare. Beh, evidentemente se mi dice che posso premere spazio per fare qualcosa, potrò fare qualcosa con spazio, immagino. Tipo su questo? No. Ah, il libro. Ho preso un libro. Ah, ho pure questo. Infatti, non ci ho pensato. Via. Vediamo un po'. Allora. No, questo mi sa tanto di una trappola. Qua c'è qualcosa. C'è un coniglio. No, io non ci voglio tornare là dietro. Ho trovato un qualcosa. Qua c'è qualcosa. La vedete anche voi adesso, no? Che c'è qualcosa. Che però non, appena mi avvicino non riesco a prendere. Vediamo un po' se cambia qualcosa qua. Ah, devo... infatti, perché c'era un coniglio e devo lasciare una carota. Cominciamo con l'andare a sinistra. Vediamo se sinistra mi fa qualcosa. No. Non voglio rischiare niente. Oddio, cos'è sto robo? È bruttissimo. Prendiamo la monetina. Qua mi serve qualcosa per scavare, ma che non ho ancora. Oddio. No. Si muove tutta l'inquadratura, ma non succede niente. No, non succede proprio niente. Ah, vediamo un po' se riesco a trovare qualcosa qua. Su, su. Mettici un po' di forza. Ah no, ho trovato un tesoro qui. Ah, ho capito, devo farlo con tutti. Con questo. Questo. C'è ancora questo. E poi il tesoro dovrebbe... No, eh. Ci sarà un ordine per farlo, immagino. Che ha a che vedere con questi occhi, probabilmente. Vediamo un po' se fare questo adesso cambia qualcosa. O questo. Non cambia proprio niente. Questo. Ah, però aspetta. Gli occhi cambiano direzione, guarda. Infatti, tipo questo adesso è al centro. Adesso? Adesso è basso. E adesso è alto. Proviamo a fare tutti verso l'alto, per esempio. Sono già tutti verso l'alto. E non c'è niente. Proviamo a fare tutti verso il centro, magari. Ah no, così. Così. Ah, perché devono guardare verso il tesoro, giustamente. Di qua. Ah, adesso così trovo quello che mi serve, finalmente. Molto bene. E abbiamo trovato degli occhiali. No. Non è vero. Dove sono? Ma oh. Li ho trovati, no? E allora dove sono? Qui non ci sono. Nella nostra sacca. Oddio, che cos'è? Niente. Faccio solo dei rituali strani. Adesso non cambia più niente. Anche se premo. Vabbè, io ho trovato qualcosa, ma non so dove. Vabbè, comunque l'ho trovato. Di qua non si può andare. Ah, ho trovato... Gli occhiali sono qua. Ah, che pirla. Non l'avevo visto. Sono in alto. C'è un gufo. Però fa qualche differenza che io veda che c'è un gufo.
non fa nessuna differenza. Anche perché cosa posso fare col gufo lì? Niente. Va bene. Penso possa bastare. Sì, l'episodio è durato già abbastanza. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate se vedete che faccio qualcosa di sbagliato, o comunque se il video magari non vi è piaciuto, ci sono delle cose che, dei commenti che volete lasciare. Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Oh, mori male proprio. Molto bene. Prendiamo per... Ha ucciso tutti. E che cazzo? No, no! Va bene.